Ciao ragazze, benvenute nel mio canale. Oggi vi insegnerò a fare un anello all'embroidery. Ci sono diversi tutorial con ciondoli vari e altre cose all'embroidery, però anelli ancora io non ne ho visti. Poi comunque mi è stato chiesto appunto da una ragazza se potevo aiutarle, quindi farò questo video sia per lei che anche per voi. Allora, diciamo subito cosa serve per fare un anello all'embroidery. Prima di tutto serve l'alcantara o comunque la finta alcantara. Io sto usando adesso la ultra suede, che è un po' più morbida della suede. La suede è questa, adesso ne ho un ritaglio, ed è tipo pelle, però è molto dura da cucire, quindi non la userò per fare questa cosa. Di solito la uso dietro come finitura. In questo caso invece userò solamente la ultra suede, che è questa un po' più morbida. Tagliandola sfilaccia un pochino, però poi vedremo anche come fare per farla sfilacciare meno. Poi cosa serve? Una base per anello di queste con anella e degli Swarovski, uno Swarovski da 12. Io lo faccio con questo, però se avete anche degli altri Swarovski da 10 o comunque perle, potete mettere qualsiasi tipo di perline. Le 11 0 e le 15.0 rocaille. In questo caso userò queste color argento e queste che riprendono il grigio antracite. Allora, cosa fare per prima cosa? Allora, per prima cosa io allargo la base e proprio la faccio piatta. Poi prendo i tronchesini, quelli da muratore, come dico sempre io, che non sono quelli che uso di solito per le berline, ma appunto sono quelli che avevo nella cassetta degli attrezzi di casa, e vado a tagliare i due pezzi che di solito si congiungono sotto l'anello. Quindi taglio via la parte eccedente. Poi vado a tagliare l'anellina. L'anellina basta comunque ruotarla un pochino, è saldata e viene via. Adesso io ho fatto la mia base per anello, che metterò da parte perché la userò dopo appunto per rendere l'anello flessibile e regolabile, perché a questo punto, tornando a... Adesso aspettate che avevo anche il mandrino, non lo trovo in questo momento. Posso farlo comunque anche con qualsiasi altra cosa rotonda. Comunque la vado a rigirare di nuovo su se stessa, con anche magari mi aiuto anche con le pinze, tanto comunque questa è l'anima dell'anellino, quindi rimarrà dentro, nessuno la vedrà, è proprio un supporto come si fa per i bracciali rigidi, farò per il mio anello. Quindi vado a chiuderla un pochettino, me lo rifaccio di nuovo come era circa. Ok, poi dopo se è troppo largo lo allargherò, cioè se è troppo stretto lo allargherò un po' e lo rifaccio in forma circolare, insomma. Se avessi qua il mio mandrinino farei anche prima, ma vabbè che è di plastica, non è che... Ok, questa è la mia basettina per l'anello, adesso non ho nemmeno un dito libero, proviamola. Come vedete è proprio una fedina normalissima. Bene, la mettiamo da parte. E cosa andiamo a fare? Allora andiamo a ritagliare, torniamo di nuovo a farla piatta. Prima di farla tonda dovete fare questa cosa, andare a ritagliare i due pezzi di alcantara per appunto fare la nostra lavorazione. Facciamo così, appoggiamo sul retro del lavoro dell'alcantara la nostra base, tenendo circa 2 mm o 3 per parte, 2 mm di solito bastano, e vado a fare un segno anche questo a 2-3 mm dalla base, perché dopo devo andare a fare la mia lavorazione e a fare
la finitura brick stitch, per cui mi serve lo spazio necessario. Stessa cosa farò per la seconda, che andrà dentro l'anello. Questo è il rumore della mia strada, che adesso fa un po' l'ora di punta, arrivano tutti da lavoro e si sentirà molto rumore, però vabbè. Ok, abbiamo fatto le nostre sagome, poi andremo poi a vedere se sono uguali. Cosa andiamo a fare adesso? Andiamo a ritagliarle. Le ritagliamo, anche questo stiamo fuori dalla nostra linea che abbiamo fatto, così guadagniamo ancora 1 mm. I millimetri sono importanti in questo lavoro, sembra così, ma è meglio averne sempre uno in più che uno in meno, anche perché dopo andremo a rifilarlo bene, quindi teniamo proprio più larga la cosa. Una e due. Magari se avessi un paio di forbici che tagliassero un po' meglio, vero? Sono nuove però. Si vede che è proprio l'alcantara qua che... Ok. E vado a ritagliare tutta la mia sagoma. Ok, questo possiamo buttare. Questo possiamo buttare e questo lo leviamo perché non serve più. Ok, a questo punto sono circa uguali, non so. Sarà qualche millimetro, ma dopo andremo a rifilarlo dopo. Prendiamo il nostro pezzo di alcantara e, visto che devo mettere i rivoli, vado a, per incastonarlo, vado a fare una crocetta, quindi prima taglio da una parte, giro, taglio dall'altra. Vado a fare una crocettina così e prendo la mia colla Azulite, che ormai è ridotta, poverina, uno straccio. Ok, vado a mettere un po' di colla appunto sull'alcantara, al centro del foro, e poi cosa faccio? Prendo un pezzo di stoffa, perché sennò rovino il mio tappetino, appoggio il mio rivoli e schiaccio, schiaccio giù. Così vedete che ha perso lo spessore e si è, la punta è andata sotto e praticamente si è livellato alla nostra alcantara. Ora dobbiamo solamente aspettare un qualche minuto perché la colla si deve asciugare perfettamente. Ok, arrivo fra poco, aspetterò questi 3-4 minuti e poi dopo tornerò da voi. Ok, sono trascorsi 4 minuti e la colla si è già asciugata. A questo punto io cosa faccio? Prendo ago e filo che ho precedentemente infilato e vado a fare la mia incastonatura. Per fare l'incastonatura peyote su per embroidery devo infilare l'ago e circondare prima di tutto il mio cabochon. Dovrò mettere perline pari, quindi inizio col metterne 4 alla volta, così non mi posso sbagliare. Quindi 4, scendo col l'ago nell'alcantara, tiro risalgo nell'alcantara in mezzo alle 4 perline. State sempre col filo molto vicino al rivoli e entro nelle ultime due inserite. Ne prendo altre 4. E
faccio la stessa cosa, scendo. Risalgo nell'Alcantara e entro nelle ultime due. Faccio così per tutto il giro. Mi faccio un'altra volta con voi. Sempre altre 4, così non mi sbaglio. Anche perché risparmiando del tempo, insomma, per contarle, forse si fa prima. Sono sempre quella per far prima. Spero che non si senta questo rumorino. Tic tic tic, non so che cosa sia. Ok. Cliccate con le forbici, va bene, perfetto. Ma oggi ci doveva essere l'inghippo, ok? Ecco, e faccio così per tutta la circonferenza del Rivoli. Allora, sono arrivata quasi alla fine del giro e 4 non ci stanno, quindi ne inserisco solamente 2. Entro qui. Ok. Io non lo faccio, cioè molte non lo fanno, però io faccio così, entro sempre quando faccio queste cose, questi giri, entro sempre in tutte le perline e faccio un giro completo solamente di filo. Questo mi serve anche per uniformare un po' il cerchio, poi come dico, ognuno ha sempre i suoi metodi, ognuno fa come vuole e io preferisco farlo. Entro in tutte, faccio il mio giro di ago e filo. Ecco qua. Allora adesso vedete che due perline lì non erano a posto, sono andate a posto. Poi comunque con il peyote adesso andiamo a fare tutta un'altra cosa. Quindi adesso cosa vado a fare? Prendo una perlina, salto una perlina, entro nella successiva. Proprio un giro a peyote normalissimo. Perlina, salto una perlina. Aspettate che se riesco, provo a ingrandirvelo un po', ecco. Salto una perlina. Quindi salto questa, entro in quella successiva. Prendo un'altra, salto una. Entro in quella successiva. Salto una sì e una no, come facciamo al peyote normale. Ok, anche qui salto una perlina, entro nella successiva e faccio così per tutto il giro. Vi aspetto dopo. Ok, allora sto inserendo l'ultima perlina del mio giro e cosa faccio? Vado, salgo anche, vado sotto e salgo nella prima perlina che ho infilato prima. Ok, a questo punto vedete com'è tutto bello. Carino. A questo punto vado ad inserire le 15.0 e quindi vado a chiudere il mio cerchietto. Come faccio? Sempre la solita cosa, una 15 fra, stavolta vado proprio in tutti gli spazi che prima ho lasciato liberi. Quindi fra una perlina e l'altra inserisco una 15.0. E vedrete che il vostro Rivoli tirando il filo si incastonerà sotto.
Io faccio solamente un giro di 15 perché il rivoli è da 12, quindi è piccolo e mi si coprirebbe troppo, mentre invece voglio farlo proprio vedere bene. Se volete fare due giri di 15, potete farlo, potete fare anche un motivetto a stella, a cuore, come vi piace, giocando con le 15-0. Io invece in questo caso non lo farò perché lo voglio proprio vedere bene il mio rivolino, quindi inserisco sempre una perlina 15 in tutto il giro, tirando molto bene il filo, così. Se volete posso stare qua con voi, però mi sembra inutile sprecare tanto tempo. Beh, che ormai è quasi finito, dai. Sono buona, questa volta non vi faccio stoppare niente. Ok. E andiamo a concludere il nostro giro di perline. Di perline 15-0. Entriamo in tutte le perline adesso. E andiamo a fare un bel giro di filo per stringere il tutto. Qui chiaramente il filo va tirato, lo appoggio un attimo con le mani, cerco di tirare bene tutte le perline al centro. Potevo farlo anche con le delica, però avevo queste. L'ho fatto con queste. Con le delica forse viene ancora meglio, però. Ecco, oltretutto le delica alluminium erano bellissime, le voglio ricomprare. Che per fare questi lavori venivano proprio veramente bene. Ok. Faccio un giro completo di filo. Tiro bene bene. E spero di rimanere dentro l'inquadratura, che sia tutto a fuoco per bene, eh? Perché di solito guardo il lavoro, non guardo il video. Ok, e con molta molta pazienza ho terminato il mio giretto. Faccio per bene un'altra volta, tiro, non l'ho ancora terminato del tutto, volevo arrivare qua dove sono qui. Ok, e ho incastonato il mio rivoli al centro. Adesso, volendo, posso anche continuare a girare col mio filo, perché sento che non è ancora strettissima l'incastonatura e quindi non mi piace se poi si muove troppo. Ecco, adesso forse tirando ancora si è fermata di più. Ok. Abbiamo terminato la nostra incastonatura e a questo punto io vado con il filo, scendo praticamente nell'alcantara, quindi sto uscendo da qui, scendo in una perlina sotto e vado proprio in fondo ed esco col lago là sotto. A questo punto, visto che voglio inserire un po' di questi intorno, cosa faccio? Salgo nella stoffa. A questo punto salgo qui. Ok? E vado a mettere uno Swarovski grigio, una perlina e tiro giù il mio lavoro. Scendo di nuovo nello Swarovski saltando la perlina. Scendo giù.
di nuovo nell'Alcantara e ho fatto questo. Poi prendo uno Swarovski chiaro, di nuovo una perlina, scendo giù. Ah no, scusate, dovevo prima. La fretta, aiuto. Allora, bene, devo tornare su prima. Torno su nell'Alcantara. Adesso Swarovski chiaro. Crystal, perlina, scendo, tralascio la perlina e entro nello Swarovski e nell'Alcantara e tiro bene. Ok, ne ho già messi due. A questo punto salgo e vado a mettere un altro scuro con un'altra perlina. Scendo col lago nello Swarovski, nell'Alcantara e torno su nella stoffa. Filo. Ceppato, no? Ok. Torno su di nuovo e vado a metterne un altro chiaro. Cerco di stare sempre alla stessa distanza, anche se non è facilissimo da qua, ecco che non è facilissimo. Bene, un altro, uno Swarovski, la perlina, scendo di nuovo nello solo Swarovski e entro di nuovo nell'Alcantara. Giù. A questo punto vado dall'altra parte. Cerco di sistemarli un po' bene, benino, ok? Vado dall'altra parte, qui ho iniziato con uno chiaro, quindi per fare una cosa un po' diversa, inizio con uno scuro, quindi scuro, perlina giù, tralascio la perlina, entro nello Swarovski, scendo. Poi, come dico, qua potete sbizzarrirvi, fare quel che volete con le perline che avete. Io uso queste perché lo voglio fare luminoso, ma potete usare benissimo anche altre perle, le chips, rimasugli diciamo, di perline che avete, magari non avete in grandissime quantità. E allora potete usarli per queste lavorazioni. L'embroidery si presta moltissimo al riciclaggio di appunto avanzi anche di materiale che non utilizziamo più e che magari è comunque prezioso e è rimasto nelle nostre scatole da bigiotteria, per cui tutto quello che avete di carino potete mettere anche dei fiori, della lucite, delle altre perle diverse, insomma, sbizzarritevi un po'. Io adesso vi spiego solamente la tecnica e come fare per fare l'anima dell'anello. Poi la decorazione io me la sto inventando così lì per lì, però è una cosa molto semplice questa che sto facendo, non ci vuole molta testa, ecco, tutto qua. Ok, abbiamo terminato. Io direi che lo lascerò così, un anellino proprio semplice. Ok, a questo punto fermo il mio filo dall'altra parte della lavorazione, che è quello che vi voglio spiegare proprio come mettere l'anima dentro, ok? Dentro all'anello, quindi non c'entra niente la decorazione fuori, esterna, che poi sia carino lo stesso, meglio così, però. Ok, tagliamo il filo, poi prendiamo la nostra barretta e la incurviamo un po'. La incurviamo adesso perché se lo facciamo dopo può provocare delle pieghe.
Allora, prendiamo la nostra alcantara che invece va dentro all'anello. E cosa facciamo? Mettiamo un po' di colla su questa alcantara che andrà a foderare il nostro anello. Così si fa anche per i bracciali. Ok? Quindi per i bracciali poi vi dovrò dire come faccio io, che è un modo molto per risparmiare anche lì sulle basi di ottone, che le basi d'ottone comunque hanno dei prezzi secondo me esagerati. Poi vi farò vedere magari in un altro tutorial come si fa. Allora, in questo caso io ho le due basi. Questa la devo mettere dentro e questa fuori, quindi inizio da quella fuori. Intanto ho messo la colla su quella, qui cerco di non andare proprio a filo del bordo, ma di stare dentro ai contorni che ho fatto con la penna, praticamente. Ok, non tantissima perché poi comunque andrà cucito, quindi. Ok, lo vado a incollare alla mia base. Cerco di stare sempre, di lasciare quel, guardate che mi sono sporcata con la colla, ecco, dicevo, cercate sempre di lasciare quello spazio per la cucitura, quel millimetro per la cucitura. Allora, io ho fatto così, qui c'è e dall'altra parte c'è. E cerco di far aderire il più possibile. Perché torniamo a livello normale. Ok, cerco di far aderire il più possibile questa parte al mio anello. Si muove perché l'Ausulit chiaramente è una colla che non è istantanea, per cui devo aspettare qualche secondo così che mi si rapprenda un pochino. Ok, cerchiamo di aspettare un po'. Aspettiamo che si asciughi un pochino la colla, non tantissimo, però un pochettino dobbiamo aspettare. Nel frattempo posizioniamo bene la nostra alcantara. E poi cosa andiamo a fare? Prendiamo questo, lo pieghiamo in due così, lo inseriamo e lasciamo andare. Ok. In questo modo abbiamo le nostre due stoffe con in mezzo l'anima di metallo. A questo punto devo solo aspettare che la colla si riprenda da sola un po' e le due stoffe si attacchino perfettamente bene. Quindi devo per forza aspettare questo tempo, ci vediamo fra un pochettino. Ok, allora sono trascorsi 3-4 minuti e quindi adesso cosa vado a fare? Vado a rifilare la mia alcantara dove necessita, cioè dove vedo che non combacia perfettamente con l'altra. Vi ricordate che avevo lasciato quel millimetro in più e vado a rifilarla tutta. Praticamente i due segmenti di stoffa devono essere proprio pari, uguali. Qui in fondo, adesso vi dico, guardate che finisco appunto di fare questa prima operazione, qui è pari. Qui in fondo, ecco, vedete qua per esempio c'è questo. Scusate, spero che si sia visto tutto. Vabbè, rifilo tutto. Dove c'è proprio un micro millimetro, posso lasciare anche così, non è che. Però, dove posso, vado a rifilare bene. Ok,
questo punto, qui in fondo, visto che così quadrato non mi piace, lo vado a fare un po' tondeggiante. Quindi taglio un angolino e taglio un altro angolino dall'altra parte, un pochino, un po' tondeggiante così. Questa è la ultra suede che appunto vi ho detto prima e a me proprio non piace per questo motivo perché sfilaccia un po'. D'altronde non possiamo fare nient'altro che andare a rifilarla bene noi, ok? È un po' difficile questa operazione con delle forbici che non tagliano, che comunque tagliano poco. Ok, sono andata a rifilare, come vedete ho fatto tutti i miei bei ritagli sopra il tappetino che andrà lavato in lavatrice, e per il momento ho terminato questa cosa dell'incollaggio. A questo punto ago filo di nuovo per linea alla mano, faccio il mio nodo solito con, come vi ho sempre spiegato, il mio accendino, che è indispensabile per fare questi nodi, accendino, nodo. E poi mi darete della pazza, ma io un po' me lo rifilo così. Così i miei fili se ne vanno tutti. Le sarte tagliano a vivo con forbici calde. Mia madre era sarta e lo so. Ok, allora a questo punto infilo il mio ago dentro alla lavorazione, esco qui in un angolo, ok, il mio nodo si andrà a nascondere dentro, quindi nessuno lo vedrà più, e faccio la mia lavorazione a brick stitch. Molti iniziano con due perle, io inizio con una, anche perché non lo trovo molto così indispensabile, non so nemmeno perché lo fanno, forse per unirle alla fine, ma alla fine si riuniscono comunque. Ok, lavorazione a brick stitch, sappiamo tutti ormai come si fa, vi invito a guardare i miei video della sull'embroidery, comunque ve ne faccio un pezzettino come sempre. Prendiamo una perlina, la infiliamo nell'alcantara. A questo punto abbiamo solamente le due alcantara, non abbiamo lo stiff staff in mezzo, quindi o il feltro, che di solito io uso il feltro, quindi non abbiamo niente di tutto ciò e la cosa diventa molto molto più facile perché abbiamo solo due stoffine da cucire insieme. E risalgo nella perla, tiro di nuovo giù e risalgo nella perla. Sempre il solito problema dell'autofocus. Ok, risalgo nella perla dal basso verso l'alto, sempre tiro di nuovo, perlina, scendo nelle due stoffe, torno su sempre dal basso verso l'alto, prendo la perlina e tiro. Faccio così per tutto il giro, vi aspetto alla fine. Piccola variazione sul tema: anziché una perla, inserisco uno Swarovski e torno sempre su.
Dal basso verso l'alto. Ok, a questo punto di nuovo un altro Swarovski, perché questa cosa non l'ha mai fatta nessuno, solo io ci penso, no, scherzo. Magari l'hanno fatta in 100, non lo so, ignorante. Ok, sempre da sotto verso l'alto, tiro. Giusto per arricchire un po' il mio anellino. 3. Sempre dal basso verso l'alto. Tocca di lavorare il raso tappetino. Ok. Il filo si vedrà perché è chiaro. Chiaramente io uso sempre il filo scuro. Stavolta che sto facendo una cosa scura, uso il filo bianco, ma che è normale. Normalissimo. E 4. Farò la stessa cosa anche dall'altra parte, chiaramente. Poi dopo vedrò se lasciarlo così o fare dei picco sopra. Dipende da se ne voglio oppure no. Ok. E 4. Ho inserito i miei 4 bicono. Ok. Ah sì, un piccolino qua, non ci sarebbe male, un bel picco. Piccottino. Ok, a questo punto tiro bene, riprendo una perlina e di nuovo giù. Qui. Ok, sempre dal basso verso l'alto me la riporto in posizione. Ok, ci rivediamo alla fine stavolta. Allora, ok, siamo arrivati all'ultima perlina. Come vi dicevo prima, non ne metto mai due perché una volta che noi andiamo a inserire l'ultima perlina, ma se non ho preso le due stoffe, aiuto. Ok, una volta che io vado a inserire l'ultima perla, ci torno dentro da qui, da sotto, e dentro in quella successiva, quindi è la stessa identica cosa che facevo con le due. Non vedo il motivo per cui debba fare questa cosa qua. Viene bene lo stesso, vedete. Allora, io qui ho inserito i miei bicono, come vedete si vede il filo e quindi adesso vado a fare dei picot. Per fare i picot devo entrare. Allora, esco da qua. Devo entrare nella perlina successiva. Dove vado a lavorare? Ok. Perlina successiva e torno giù. In quell'altra di fianco, insomma, devo fare tutto il giro di perline per arrivare in fondo, per arrivare ai miei bicono. Cercherò di arrivare in fondo nel mio primo bicono. Ecco qua, allora sono salita sul mio bicono, metto 3 rocaille e scendo nel bicono successivo. Giusto così, per fare una prova. Mi piace. Quindi torno su nell'altro bicono successivo e ne faccio altri 3 dall'altra parte. Metto altre 3 perline e scendo. In questo modo ho nascosto il mio filo. A questo punto collago, trapasso tutto, arrivo dall'altra parte. Così non sto a fare tutto il giro delle perline, perché comunque embroidery è
parte cucito e sono dall'altra parte. Vedete che bellino il motivettino che mi è venuto fuori. Vado dall'altra parte, appunto, e sono uscita qua. Cerco di uscire fuori dall'altra parte qui. Ok, a questo punto mi porto più vicino possibile al bicono bianco, perché dall'altra parte ho messo quattro bianchi, giusto per fare un motivetto così colorato diversamente, e entro nel mio bicono da sotto. Ok, a questo punto al 3-3 scendo nel bicono successivo, salgo, sono in una posizione scomodissima e devo stare dentro l'inquadratura e ho gli occhiali che non ho mai. Non tengo più, cioè dovrei usare gli altri, ma dopo un po' mi gira la testa. Ok, 1, 2, 3, già mi gira di mio. Ok, 1, 2, 3 abbiamo detto e entriamo nell'ultimo. Ok, e anche qui abbiamo fatto il nostro motivetto. A questo punto scendo nella mia Alcantara. Ok, e vado a fermare il filo qua con il mio solito nodo a cappio in mezzo fra una e l'altra. No, ho preso troppo. Ok, fra una pernina e l'altra. Ok, a questo punto vado a tagliare il mio filo. Ok, sono andata a tagliare il mio filo e l'anello è fatto. A questo punto, visto che è così largo, posso stringerlo di più, cosa che prima non potevo fare. Se l'avessi fatto dritto, quest'ora dentro sarebbe tutto a pieghe. Quindi anche nei bracciali fatelo, il brick stitch quando il bracciale è tondo e non dritto, perché se è dritto, quando voi andate a fare questa incurvatura, sì, diventa tutto a pieghe dentro, a righe, a pieghette. Questo è il mio anello embroidery. Adesso, anzi, facciamo così, lo provo subito. Tolgo via i miei anelloni. E direi che mi piace molto. Così a fascia si può portare anche nelle altre dita, chiaramente stringendo l'anima dentro, che è comunque flessibile perché il nostro anello è regolabile. Io con questo vi saluto. Spero di avervi insegnato qualcosa di utile anche questa volta. Come dico, per i bracciali è la stessa identica procedura, solamente più in grande. Adesso magari quando avrò un altro po' di tempo vi spiegherò come fare le anime per i bracciali senza avere nessun'altra base di ottone. Sì, comunque vabbè, ve lo spiegherò nei prossimi video, non so quando, non so come, anche perché il video di un bracciale embroidery è alquanto lungo, lunghetto. Niente, qui io ho terminato. Questo è il mio anello embroidery grigio, perfetto per l'inverno, molto 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 luminoso.
E niente, qui il filo si intravede, ma è comunque l'effetto della tessitura. A questo punto la metto così, mi piace o no, non andrò più a fare altri picot o altre cose. Questo è il quanto. Io vi saluto e alle prossime. Ciao ciao!